Oggi vedete che cercando di dare un senso di dinamismo ma soprattutto di comunicazione autentica voi ci regalate la più bella soddisfazione. Con il ministro Abodi che ringrazio di cuore perché se siamo qui è grazie al suo supporto, al fatto che lui ci crede in questo modo di rapportarsi ai giovani e siamo con il ministro che accanto allo sport, alle politiche giovanili, cosa vogliamo fare? Vogliamo davvero creare una dimensione di ascolto con i giovani. È molto difficile riuscire a tirar fuori idee, proposte, ma ecco, l'abbiamo visto l'anno scorso, quest'anno ancora di più, sentiamo che questo è il modo giusto. Parlare attraverso coloro che in qualche modo hanno dimostrato nei fatti di saper essere influenti verso le opinioni, le idee, il futuro in cui credono i giovani. E quindi ecco che gli opinion leader che saranno con noi durante la giornata, nelle loro parole, nel modo di essere, nel comunicare con voi, aiutano anche noi a capire quali sono poi le proposte giuste per cui, facendo le leggi, mettendo risorse, cercando di sviluppare iniziative nelle istituzioni, possiamo come dire, creare il focus del modo giusto di dare attraverso il nostro agire una risposta a quelli che sono i problemi, i valori, le aspirazioni a cui i giovani pensano di dover nel modo migliore costruire il proprio futuro.